testa alle operazioni. In questo momento troviamo il veloce. E 153 millesimi, è seguito con un'ombra da Patrizio Amis, che segue a questi punti, quindi è in testa alla Poco Trumpet, mentre il buon prima alla sua vettura della appunto Street Limited. Pole position alternativa per adesso, mentre il terzo e secondo di classe è il driver 106, ossia Valentino Orlandi, che segue il nostro Patrizio Amis a mezzo secondo. Per quanto riguarda la Street Limited, Marco Angeloni è secondo, quarto assoluto, e Fabrizio Giunta segue in terza posizione. Poi Marco Gavazzini della Pocket Rocket è terzo di categoria e 482 millesimi. Vediamo se sentiamo più rumore con Tubi Style, questo collegamento Gaetano Duri che ci ha duro, scusate, che ci ha svelato tutte le caratteristiche di questo sono fornitori ufficiali Lamborghini e Ferrari, e però si stanno allargando anche ma anche naturalmente loro hanno una sinergia molto particolare col mondo del motorsport. www.tubistyle.it.com, lo trovate in entrambe le soluzioni e potete vedere veramente e dei missili che fanno. Prima parlando con Gaetano mi ha detto che addirittura adesso non riesce a fare dei cavalli, magari abbassiamo i nostri crono, che è la cosa abbassare e proprio la parola dolce, caccia al giro veloce. Svizzeri non serve fare un giro come l'altro, ma basta che nella tua giornata riesci a fare il tuo best lap che poi ti può consentire di vincere nella tua categoria. Quante categorie oggi la truppa, poi abbiamo anche la TB, abbiamo la XL, abbiamo la supercar, veramente ce n'è per tutti i gusti. Assoluti protagonisti in pista nelle giornate time up, che ricordiamo sfruttano i migliori autodromi nazionali. Oggi siamo a Monza, quindi circuito della Monza, poi siamo stati al bellissimo circuito della MotoGP in quel di Misano, tra poco per disputare la terza prova Imola, che come sappiamo ospiterà la Formula 1. Poi ci sarà, ragazzi, il Mugello. Anche il Mugello il 13 settembre ospiterà, il 13 settembre, la settimana dopo Monza, Scorrano ha creato il calendario e la Formula 1 gliel'ha copiato. Bene, grande Andrea, tra l'altro ci sarà anche Valle Lunga di mezzo, magari vanno adesso Liberty Media, che ha visto che Andrea va anche a Valle Lunga, si sa mai che si faccia un giro nella capitale, il circus della Formula 1. Rimane saldamente il buon
250 fra il suo riferimento.